Guardi, naturalmente è presto per fare bilanci, siamo comunque in piena attività e non soltanto io naturalmente, ma tutto il personale, tutti i dipendenti dell'azienda. Devo dire che ho trovato un'azienda in salute e che adesso non può far altro che migliorare al servizio della città e delle città che noi serviamo. A parlare così è il neopresidente di Ambiente Spa, la società che gestisce il servizio dei rifiuti a Pescara e dintorni. Riccardo Chiavaroli si è insediato nemmeno un mese fa, ma le idee ben chiare sul da farsi. Dando grande ascolto alle segnalazioni e all'attenzione dei cittadini e usufruendo, lo ripeto ancora una volta, di un personale che spesso fa un lavoro sconosciuto ma che è molto importante. Le aspettative sono quelle di migliorare il servizio di pulizia dell'intero ciclo dei rifiuti urbani, rilanciare queste attività anche grazie al supporto dei cittadini, perché parliamoci chiaro, ciascuno di noi vuole avere casa propria pulita. Bene, dobbiamo immaginare che Pescara, gli altri comuni, Città Sant'Angelo, siano la nostra casa e dobbiamo aiutare a tenerla pulita. Per il resto noi svolgiamo un'attività pubblica con denaro dei contribuenti, quindi non solo guidiamo l'azienda e guido l'azienda in maniera attenta, ma naturalmente svolgendo un servizio sociale del quale spero si vedano presto i segnali. Quali potrebbero essere risolti positivi per i cittadini e ulteriori novità? Guardi, intanto il miglioramento della pulizia in generale delle strade. Noi già oggi percorriamo decine e decine di chilometri di spazzamento e di pulizia in generale. Per il resto stiamo per partire con iniziative innovative. Da un lato il controllo ambientale, istituiremo un nuovo servizio di guardie che avranno un compito di vigilanza e quando c'è bisogno anche di sanzione contro gli incivili. E soprattutto per quanto riguarda la città di Pescara, ma ne parleremo meglio penso nei prossimi giorni, partirà il cosiddetto servizio porta a porta. Questo significherà avere un nuovo approccio al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti in generale, significherà in senso concreto anche per i cittadini che mano a mano andremo a smantellare quelle che oggi sono considerate delle isole dove abbiamo i cosiddetti cassonetti, che certo non sono uno spettacolo bello per questa città, ma che andremo ad eliminare gradualmente.